dovrebbe essere un cast quasi completamente stravolto quello che Maria De Filippi presenterà ai fan di Amici il 18 settembre prossimo. Stando alle indiscrezioni che circolano in questi giorni sul web, almeno tre professori della scorsa edizione non sarebbero confermati in quella che debutterà tra poco più di un mese. Anna Pettinelli potrebbe essere sostituita da Alberto Urso, mentre Arisa da Lorella Cuccarini. Il posto nella commissione di ballo rimasto libero, infine, dovrebbe essere preso dal maestro di latino americano Raimondo Todaro. Se fino a pochi giorni fa si vociferava che tutti gli insegnanti di Amici 20 avrebbero partecipato anche all'edizione numero 21. Nelle ultime ore sono trapelate tante indiscrezioni che dicono il contrario. Arisa non avrebbe raggiunto un accordo con la produzione del talent show, quindi a metà settembre non dovrebbe figurare tra i professori di canto. Questa trattativa non andata a buon fine, poi, avrebbe costretto Maria De Filippi a rimettere sul tavolo tutte le carte che potranno garantirle una commissione interna equilibrata e che faccia appeal sul pubblico. Una delle sorprese che la conduttrice Mediaset avrebbe in serbo per i telespettatori è il cambio di categoria di Lorella Cuccarini. La showgirl, infatti, non dovrebbe essere più un'insegnante di ballo ma di canto. Una guida per i giovani musicisti che sperano di poter fare della loro più grande passione una vera e propria professione futura. Il cambio di casacca di Lorella Cuccarini avrebbe favorito il passaggio da Rai 1 a Canale 5 di Raimondo Todaro. Maria De Filippi, infatti, avrebbe voluto proprio il maestro di latino americano come terzo professore di ballo di Amici 2021-2022. Il siciliano dovrebbe affiancare le veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini, entrambe confermate, nella scelta dei talenti della danza che figureranno nella nuova classe. L'ex marito di Francesca Tocca, ballerina professionista del format Mediaset da qualche anno. Però, non dovrebbe essere l'unica new entry del cast. Un rumor piuttosto recente, infatti, fa sapere che anche Anna Pettinelli rischierebbe il posto dopo due anni di partecipazione brillante al programma. A sostituire la speaker radiofonica, potrebbe essere Alberto Urso, il vincitore di una recente edizione di Amici. Dunque, potrebbe essere uno dei prof di canto assieme a Rudy Cerbi e Lorella Cuccarini. Mercoledì 4 agosto, sono trapelate interessanti indiscrezioni anche sul cast della fase serale di Amici 21. Quella che debutterà sul piccolo schermo la prossima primavera, probabilmente tra marzo e aprile, con appuntamento finale a maggio. Secondo tali rumor, Stefano De Martino non dovrebbe essere più un giudice delle puntate in prima serata, il napoletano. Infatti, a metà 2022 sarà impegnato con le registrazioni di una nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile. Chi invece potrebbe esordire sulla poltrona di giurato del talent show, è un'altra ex allieva molto amata dal pubblico. A commentare e a votare le esibizioni dei ragazzi in gara, potrebbe essere Elodie Di Patrizi. Seconda classificata dietro a Sergio Silvestre pochi anni fa. Sarebbero in tanti a volere la bella cantante in televisione, si dice, infatti, che la romana potrebbe condurre la nuova stagione della Iene con Nicola Savino. Il tutto mentre girerà il suo primo film da protagonista.